E benvenuti in questo nuovo episodio di Assassin's Creed 2. Questo è un episodio speciale perché andiamo a recuperare tutto quello che non ho recuperato nelle mappe durante la storia principale. Quindi oggi ci troviamo a Firenze, dobbiamo recuperare le ultime cose, quindi raga, manca veramente poco alla fine di questo capitolo che in realtà è già finito, ma dato che ho deciso di fare questi episodi speciali, non è ancora finito del tutto, quindi manca la mappa di Firenze, ovvero questa qua che faremo oggi e quella di Montelgioni e poi finisce tutto. Quindi direi di partire subito, let's go! Allora, alcune prime le avevo già prese, quindi direi di vedere questa qui che ho segnato sulla mappa e cominciare la ricerca delle pimette. Andiamo. Vediamo se le troviamo. Tanto fanno il rumorino. Fanno un bel rumorino. Vediamo. Noi siamo qua. Ho già preso praticamente quelle che sono tipo qui. Sto facendo tutta questa strada praticamente. Farò tutto questo giro qua così per prendere le ultime. Io ho già preso praticamente quelle che stanno qui, in questa zona qua. Qui, raga, non ci sono pimette. Quindi vediamo se qui c'è una pimetta. Vediamo. Piuma non trovata, ok. Andiamo verso questa qui, quindi. Che secondo me ho già preso, però vabbè. Perché è sceso? Voi non ci fate caso, io distruggo tutti i miei i personaggi che utilizzo quando gioco. Li faccio proprio soffrire, dal primo all'ultimo. Ciao. Non cadere con lui, ti prego, Ezio. Vediamo questa pimenta dove sta. Prima pimenta, fatti vedere. C'è un bel punto dell'acqua che ho già sbloccato. Sì, secondo me sarà tipo qua, sulla po. Ah, no, non l'ho presa, raga. La sento. Cioè, l'altro dove l'hanno messa? Ah, se cado ti faccio male? No. Ok. Perfetto. So e sta male. Va bene. No, fra le otto. Prossima piuma, fermo. Sta qui. In mezzo. Vediamo. Oh, perfetto, si è aggrappato, non pensavo. Non mi pare sano di mente. Sta a vedere. Cioè, no, rompo. Secondo me, stavo. Dove c'è la statua? Boh, raga, non vedo niente, quindi possiamo andare. Poi, la prossima. Sta tipo qui, vabbè. Prendiamoci anche il tesoro con la scusa. Tesoro, vieni qua. Datemi 500 fiorini, su. Datemi i miei 500 fiorini che mi spetta. Vediamo. Ah, mo c'è, sento rumori. Io sento sempre il rumore della piuma, vabbè. Ma c'è la piuma, sento rumore. Non sento e non vedo niente. Questa qua. Vabbè, no, fra, ti devi levare. Ah, me l'ho fatta per la seconda volta, imbecilli. Guardia, imbecilli. Ok, basta. Ho fatto tutti i controlli possibili e immaginabili. Basta, non c'è. Andiamo qui. Questa qui secondo me l'ho presa. Sì, l'ho presa la pimetta perché stava tipo qua. La prossima pimetta sta qui. Ah, o sta qua sopra o sta qua sopra. Quindi vediamo un attimo. Non vedo niente. Torna giù, ottico, laggiù, dove credi di andare? Ciao, buonanotte.
Caccia un po' i soldi, va? Dammi i soldi. Tanto sei povero, dammi i tuoi soldi. Schifosa. Qui mi sa che devo salire pure sul tetto, bene. Ah, sta qui, ok. Ah, bello, siamo belli comodi. Bello, bello, mi piace. Ma io non vedo niente, non sento niente. Lì non ci posso andare. Ok, vediamo se la troviamo. Casa nostra! Questa è casa nostra! Aspettate! Vecchi ricordi! Da quanti ricordi, Ezio Chioggio, eh? Casa nostra questa! Sì, è casa nostra! Quanti ricordi! Quanti ricordi, eh? Comunque non vedo nessuna piuma. Ah, però questa era la prima, primissima piuma. Allora, noi... non ti distrarre. Come giusto che sia, sono tua ragazza. Più o meno qui, raga. Più o meno. Eccola, trovata, trovata, trovata. Piumetta, vieni a me. Butta di bruciato. Ah, morta. Io non sento niente. Godo! Godo! A botte? A botte? Ehi! Dai, vieni qua. Colpo del bacino! Amore! Pimenta, pimentina, 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 l'ho trovata una, l'ho trovata finalmente. Pimenta, che è dall'altra parte, ma vabbè. Pimetta, ne mancano 10. Vediamo se ci sta qua la pimetta. Niente. Oh, eccola. Questa è la zona. Io non vedo niente. Ah, eccola, eccola, eccola. Sì. E niente, raga. Ultima pimetta. Sì, la pimenta tipo stava lì sopra, se non sbaglio. E niente, raga. Qua non c'è nessuna pimenta. Direi di andarci a fare la bella corsettina. Vediamo che ci dice qua il fratello. Mi dica, prego. Sono il più veloce del distretto. Ma dicono Certo, che anche tu sei tutti lo bravo. dicono. Allora provalo. Tutti, tutti. Dai, dai, ci credo. Levatevi dalle palle. Sono veloce io, eh. Sono Flash. Mi chiamavano Flash. Un po' sbadato, ma ok. Dov'è? No! Mannaggia. Vai, ci sono, sono sul pezzo, vai. Ci sono. Sto sul pezzo, vai. Ora spogliamo anche questo. Sono 32. Oddio, mi devo muovere. Sono 32 i punti. Mica l'avevo letto sta cosa, mannaggia. No, così non va bene, non è giusto, però. Questa cosa è ingiusta, eh. Che c'ho le guardie attaccate al culetto, non va bene. Lo faccio, faccio così. Lo faccio così. Certo, lo faccio così. Faccio fare il culetto dalle guardie. Dai. Non rompere. C'è una sfida in corso, non interferire, per favore.
Oddio. Speriamo bene. Vai. Ci sono. Sono sul pezzo. Oddio, che ansia quando c'è sto rumore. Mi viene l'ansia. No, fra, dove vai? E meno male che sono vicini comunque, punti. Questa cosa mi dà un po' di sollievo. Il tempo no, perché sono veramente indietro, raga. Sto indietrissimo. Maria, raga, sto indietrissimo. No? Levatevi! Dov'è? C'è mezzo alle palle. Levatevi! Dai! Ci sono! Maria, ci sono! Perché arrivo sempre all'ultimo? Oddio, anzi! Non rompere! Non rompere! Dov'è? Certo, all'ultimo! Devo arrampicarmi fino lassù! Ma andatevene a quel paesino! Tanto lontanino. Dov'è? Oddio, dov'è il punto? Oh mio Dio, manca pochissimo. Dov'è? Ok, l'ultimo. E boh, raga, mi spiace perché non so se ho preso tutte le piume. Sono andata tipo 92. E va bene. Ci andrà bene sta cosa. Maria comunque in qualche modo parlerà. Lo dico, l'avviso già. E si conclude qua questo episodio speciale dedicato alla mappa di Venezia. Ho cercato di recuperare tutte le piume pimette. Spero di averle prese tutte. Nel caso, sorry, sì, grazie. Vi aspetto per l'ultimo episodio speciale. Vi ricordo che mi potete trovare sia qua su YouTube con gameplay registrati, quando ho la possibilità di farlo, e soprattutto con le live, e anche su YouTube, su Twitch. Quindi, ragazzi, vi aspetto. Un bacio a tutti, bye bye!